Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maglia stile gypsy che io ho deciso di chiamare maglia Esmeralda. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato un filato che già abbiamo usato quest'estate, ossia l'Ollilino. Vi ricordate? L'ho utilizzato nella tonalità del verde per fare il copricostume. Questa volta ho utilizzato questo colore, che è il colore numero 6. Io trovo che sia perfetto per qualcosa da indossare la sera. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 110 metri. Oltre questo colore vi faccio vedere altri colori presenti sul sito Filati Elsa in offerta fino a fine mese. Eccoli, questi sono il bianco, il rosa, questa tonalità particolare di grigio, ma ci sono anche il verde, il dorato, il nero, c'è anche, mi sta tornando disponibile anche il lilla, quindi per quando uscirà il video spero che mi sia tornato disponibile anche quel colore. Ho comunque riassortito tutti i colori, quindi se dovesse qualcuno terminare non vi preoccupate, dovrebbe tornare a più presto disponibile. Per quanto riguarda il quantitativo, allora io vi dico che ho lavorato con un 104,5 e ho utilizzato 300 grammi. Per una taglia M, perché vedete questa è comunque larga come lavorazione, vi consiglio 350 grammi. Per una taglia L vi occorrono invece 400 grammi. Questo se volete fare una maglia. Io all'inizio ero partita con l'idea di fare un vestitino, però poi mi sono fermata a maglia. Però se volete fare un vestito andate ad aumentare di almeno 150 grammi o anche 200 grammi a seconda di quanto volete fare lunga la lavorazione e anche quanto la volete fare larga, perché naturalmente la lavorazione può andare, può essere allargata tranquillamente. Basta fare gli stessi che si fanno all'inizio e che trovate spiegato tutto nel video. Un'altra particolarità di questa maglia è il motivo che ho scelto, perché come potete vedere ricorda tantissimo un motivo che ho già lavorato in passato, solo che stavolta ho fatto molti più aumenti all'inizio in modo da avere appunto questa lavorazione che dà queste strisce che coprono, è alternata a queste strisce invece che fa vedere quello che c'è sotto. Quindi diciamo che è una maglia vedo non vedo, che io trovo particolarmente bella, sexy, ci fa sentire sexy anche in estate. Come potete vedere in questo momento la sto indossando che mi cade da un lato, che diciamo che è il tipo di maglia che io prediligo, però volendo potete indossarla anche facendola cadere da tutte e due le maniche, scusa, le spalle, ecco, in questa maniera. Quindi avete delle maniche molto più vaporose da entrambi i lati e avete lo scollo bello largo, quindi è perfetto per l'estate. E come potete vedere si crea appunto questo effetto vedo non vedo molto molto bello. Come vi ho detto, potete farla anche più larga, quindi potete fare degli aumenti in più se volete sotto ancora più larga o farla più lunga. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se così poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che sul sito, oltre ad avere il filato, potete richiedere anche il PDF e che ci sono molti filati in offerta che rimarranno tali fino alla fine del mese, in quanto siamo in fase di saldi, quindi è giusto avere anche delle offerte nuove anche sul sito. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Allora, prima di iniziare a far vedere come si fa la maglia, voglio partire a dirvi una cosa. Io ho montato 112 catenelle e il mio scollo è circa 94 centimetri. Ora, per una taglia M, io vi consiglio di mettere soltanto due motivi in più, quindi di aumentare di 12 catenelle, in quanto la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8. Quindi andate a mettere soltanto due motivi in più per una taglia M, in modo tale che quando poi andrete a dividere le maniche dal corpo della manica, vi troverete ai lati lo stesso numero di mio di lavorazione, quindi 4 dei nostri motivi, e invece di averne 3 avanti e 3 dietro come me, ne avrete 4 e 4, in modo tale che anche con gli aumenti non dovrete fare troppi aumenti. Quindi ripeto, per una taglia M andate a mettere soltanto due motivi in più, andando poi a sviluppare con gli aumenti la larghezza che vi occorre, e quando andrete poi a dividere metterete 4 motivi per ogni manica e 4 motivi avanti e 4 motivi dietro. Per una taglia L invece vi consiglio di andare a mettere ad aumentare di 4 motivi, quindi dovete fare mettere 24 catenelle in più, e in questo modo avrete poi due motivi in più da mettere dietro e avanti, quindi invece di 3 come me ne metterete 5 dietro e 5 avanti. Per le maniche vanno comunque bene soltanto 4 motivi, perché comunque andrete ad allargare la lavorazione, quindi non c'è bisogno di mettere
troppi motivi sulle maniche, 4 vanno bene e quello il movimento verrà dato proprio dagli aumenti che andrete a fare. Quindi mi raccomando, come ho detto, per una taglia M secondo me dovete andare a mettere 12 catenelle, per una taglia L 24 catenelle, tenendo sempre presente comunque quando andrete a montare le catenelle di avere una misura. Quindi se non usate il mio stesso uncinetto, se usate un filo diverso, dovete andare a misurare la circonferenza delle vostre spalle, molto stretto. Infatti io stringendo ho una circonferenza di circa 95 centimetri e questo l'ho fatto di 94, proprio perché così quando lo vado a indossare, che si vedono tutte e due le spalle, comunque la maglia resta su. Quindi quando andate a montare le catenelle tenete presente anche questa cosa. Adesso che vi ho spiegato questo, possiamo andare a vedere come si realizza la nostra maglia. Come vedete io lavorerò con l'Onni Lino, il colore che ho scelto io è il 6 e che non so perché dalla telecamera, ecco, da lontano sembra un grigio ma in realtà non lo è. Lavorerò con un 100 nel 4,5 e qui ho montato 32 catenelle. Vi ricordo che io in realtà ho montato 112, ma qui vi faccio vedere nel campione come andare a sviluppare la lavorazione. Quindi in base alle catenelle che avete messo andiamo a lavorare e andiamo a fare 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta. Prendiamo il filo, rientriamo nella stessa catenella di base e andiamo a fare altre 2 maglie alte. Una. E rientro 2. 3 catenelle di separazione. 1, 2, 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo. Facciamo ancora una volta insieme, quindi entro nella quarta catenella e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 2 e 3, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Devo andare a fare questo quindi per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, vado nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una e 2. Catenella di separazione, entro nel primo archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Una maglia alta sopra ogni maglia alta. 1, 2, 3. Una catenella di separazione, entro nel primo archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi prendo il filo, entro nella prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sulle successive 2 maglie alte. 1, 2. Eccomi, scusate, una catenella di separazione, entro nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, entro nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, ricomincio da capo e devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Lo terminiamo insieme, quindi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Catenella di separazione, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, archetto successivo maglia bassa.
catenella di separazione e concludo il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Fatto ciò, possiamo andare a fare il nostro terzo giro e andiamo a fare in questa maniera: 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, andiamo nella seconda maglia alta, andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3. Entriamo nell'archetto di 3 catenelle e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta, 3 maglie alte sopra la seconda maglia alta, 1, 2, 3. Una maglia alta sopra l'ultima maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Quindi di nuovo, una maglia alta sopra la prima maglia alta, 3 maglie alte sopra la seconda maglia alta. 1, 2, 3. Una maglia alta sopra l'ultima maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo una maglia alta sopra la prima maglia alta, 3 maglie alte sopra la seconda maglia alta, 1, 2 e 3. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, si va nell'archetto di 3 catenelle e si fa una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e terminiamo il nostro terzo giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Quarto giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3 e 4, che con le 3 catenelle iniziali siamo arrivati a fare un totale di 5 maglie alte. Catenella di separazione, entriamo nell'archetto di 3 catenelle e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, catenella di separazione, di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, 1, 2, 3, 4 e 5, catenella di separazione e di nuovo una maglia bassa nel primo archetto di 3 catenelle, 3 catenelle di separazione, una maglia bassa nell'archetto successivo, catenella di separazione e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Allora noterete adesso che rifaremo il prossimo giro che noi gli aumenti li andiamo a fare nei giri dispari, quindi nel primo, nel terzo, nel quinto, mentre nei numeri pari, quindi il secondo, il quarto, il sesto e così via, andiamo a fare soltanto una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi ho fatto la maglia alta, catenella, una catenella di separazione, una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle, 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto successivo, catenella di separazione e si ricomincia da capo, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Continuo quindi così per tutto il mio quarto giro. Allora, io ho lavorato i due giri per 11 volte, quindi dall'inizio fino alla fine ho ripetuto i due giri per 11 volte, ma con gli aumenti mi sono fermata alla sesta volta che ho fatto il primo giro, quindi dopo 6 motivi non ho fatto più gli aumenti quando rifacevo il primo giro dei due giri che mi servivano per la lavorazione. Infatti vedete qui mi sono fermata con gli aumenti. A questo punto si vanno a contare
le nostre strisce di maglie alte, diciamo queste colonne che vedete, e io ne ho un totale di 12. Quindi che ho fatto? Ne ho messe 4 per ogni manica, quindi 4 da questa parte, 4 da questa parte, 3 al centro di lato, e cioè scusa, davanti e dietro, e dove ho l'archetto di 3 catenelle tra le maglie basse, quindi qui vedete, qui è dove ho 1, 2, 3, quindi prima del terzo ho messo il mio marcatore sia avanti che indietro, dopo le 3 strisce ho rimesso il marcatore sia avanti che indietro entrando nell'archetto di 3 catenelle. Mi raccomando, per chi ha una taglia più grande devi lasciare meno motivi alle maniche e più al centro, quindi invece di 3 motivi andate a metterne 4, quindi fate il contrario rispetto a me, ne mettete 4 al centro e 3 alle maniche. Adesso possiamo andare a continuare a fare la nostra lavorazione, quindi andiamo a lavorare il corpo della maglia. Lavoreremo sempre lo stesso punto. Io per il momento non devo fare degli aumenti, ma se dovrò fare degli aumenti mi raccomando fateli come abbiamo fatto sempre qui. Andate alla maglia centrale delle vostre maglie totali di ogni striscia, andate a fare le 3 maglie alte. Questo se dovete andare ad aumentare di molto. Se volete aumentare di poco, invece passate a lavorare dall'uncinetto del 4,5 con quello del numero 5. Ripeto, però io per adesso non devo fare aumenti, almeno ho provato la maglia mettendo i marcatori e mi va bene, quindi per adesso scendere senza fare aumenti. Andrò a fare sicuramente degli aumenti o cambierò uncinetto quando andrò a lavorare invece all'altezza dei fianchi. Quindi io ho messo qui è dove terminavo e finivo il mio giro, e vado normalmente a lavorare il giro, quindi vado a fare di nuovo il mio primo giro senza fare alcun tipo di aumento. Come vi ho detto, se invece voi dovete fare l'aumento, andate nella maglia alta centrale e andate a fare le 3 maglie alte. Io lavorerò così fino ad arrivare al primo marcatore, dove vi farò vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Allora, sono quasi arrivata, in realtà sono arrivata dove ho il mio primo marcatore, quindi vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, entro con l'uncinetto sia nell'archetto di 3 catenelle del davanti, sia nell'archetto di 3 catenelle del dietro, e vado a fare la mia maglia bassa. Quindi posso già togliere il mio marcatore in quanto ho chiuso la mia lavorazione, e quindi vado a fare 3 catenelle e vado a lavorare normalmente la mia parte dietro, quindi vado direttamente dove ho le strisce di maglie alte e vado a lavorare le mie maglie alte. Quindi davvero molto semplice, abbiamo fatto una maglia bassissima e abbiamo creato così la nostra manica larga. E adesso, come vi ho detto, andiamo a lavorare normalmente fino ad arrivare all'altro marcatore, e vi farò vedere di nuovo come passare dalla parte avanti, scusate, dalla parte dietro alla parte avanti, e terminare così la nostra lavorazione. Poi si procederà a lavorare normalmente il secondo giro, quindi il resto tornerà normale, e vi ho detto, io poi vi farò sapere quando sono andata e se ho fatto degli aumenti e come li sono andata a fare. Sono arrivata al secondo marcatore, quindi di nuovo vado a fare le mie 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto del dietro, entro nell'archetto del davanti, vado a fare la maglia bassa e vado a fare le mie 3 catenelle. Quindi posso togliere il mio marcatore e avrò di nuovo qui lo scafo della mia manica, e chiudo il giro entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima. E adesso arrivo a lavorare normalmente il secondo giro, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, una catenella, una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle, 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto successivo e una maglia bassa. Continuerò a lavorare così, come vi ho detto vi farò sapere quando andrò a fare degli aumenti e come li andrò a fare, se come mi ha fatto all'inizio allargando quindi le mie strisce, o invece andando a lavorare con un uncinetto più grande.
Allora, io ho terminato la lunghezza della maglia, ho ripetuto i due giri per 13 volte. Nell'ultimo giro, quindi il primo in realtà del mio ultimo motivo, quindi ho ripetuto 13 volte il motivo e poi sono andata a fare il primo giro, ho fatto un aumento, giusto per avere un po' più svasato sotto, però per il resto ho lavorato sempre senza alcun tipo di aumenti. Quindi la nostra maglia è terminata, io non andrò a fare alcun tipo di bordino e ripeto, naturalmente voi potete fare molto più lunga, quindi a vestitino, e in quel caso vi consiglio di andare a fare gli aumenti un po' prima, quindi diciamo appena sotto la vita, in modo tale da poter avere poi la gonna più morbida sul sedere e sui fianchi. Quindi quando arrivate proprio sotto la vita andate a fare gli aumenti. Con gli aumenti, come potete vedere, io ho fatto le tre maglie alte nella maglia alta centrale di ogni striscia, e quindi andate a fare questa cosa. Decidete voi quanti aumenti fare in base a quanto volete la parte di sotto lunga, larga.